C'è un muro da rompere? Ah no, qua. Perché mi dà il robo del boss e non mi dà il teschio della capra da... Che poi sarebbe l'immagine del boss? Non è giusto. Te cosa fai? Dai, fuori. Cioè, ti mette sempre il teschio della capra per simboleggiare la porta del boss. Prima del boss. Allora, da qua non faccio niente. Andiamo sopra, non posso. Sopra penso che sia come l'altro, però sopra a destra non possiamo entrare da quella parte, ma dobbiamo fare il giro inverso. E ok, questo cos'è? Che cacchio è sta roba? Ok. Un idiota. Si è lanciato sulle spine, grande. Sopra? Sopra possiamo andare. Possiamo andare sopra o a sinistra? Io farei un attimo a sinistra. Piano. Vabbè. Farei un attimo a sinistra. Adesso si possono spostare? Oh, ti rubo anche la magia quel robo. Maledetto. Ok. Fuori. Ti ruba la magia quel robo. Cioè, non solo ti frega la vita, cioè ti frega, ti toglie la vita. Stanno uccidendo, eh. Va bene. Lì a sinistra non posso passare. Ah beh, sì, possiamo passare adesso. Cosa c'ho io qua? Tre fate? Va bene. Tre fate va bene. Abbiamo una chiave. Una chiave che ci porterebbe lì. Aspetta, noi siamo al B1. Ok. Quella chiave ci porterebbe là sopra. Io come faccio ad andare al B2? Porca miseria. No. Facciamo un'altra cosa. Facciamo un'altra cosa. Voglio vedere qua. Tanto suppongo che si possa tornare indietro, no? Spero. Spero sia come... Va bene. Perfetto. Cioè, l'importante è non andare troppo in là perché ci chiudono la porta dopo e dobbiamo rifare il giro. Quindi in caso torniamo indietro da qua. Abbiamo una piccola chiave che non so dove usare ancora. Non l'abbiamo ancora visto un pezzo. Ok, fuori. Non c'è niente da rompere. Non mi chiude la roba. Un buco. Ah no, un buco, ma c'è anche il robo qua. Aspetta, aspetta, calmo. Un buco, ma c'è anche la porta per andare giù. Piano, che queste cose mi ammazzano. Mi date dei cuori, per favore? Piano. Qua in basso mi sa che possiamo andare. Perché andiamo nella zona chiusa lì. E lì mi sa che andiamo al B2, però, a sto punto. Piano, piano, piano. Mi dai un cuore? Andiamo giù. No, ho sbagliato. Ah, non si va giù. Sono un idiota perché giustamente ho detto anche che ci sono le scale. Vabbè, fa lo stesso, non vi preoccupate di me. Prima o poi guarisco. Non è vero. Piano. Allora, quella porta lì aperta non ci serve a niente. Perché andare a destra, andare giù. Ok, B2. Molto bene. Così almeno possiamo andare. Probabilmente è qua il tesoro. Qua c'è il tesoro, sopra c'è quell'altro. Fuori. Mettete dei cuori, please. Oh, quello è un sasso pesante, mi sa. Possibile? Levati. Oh, piano. Piano. Abbiamo una piccola chiave, ce l'abbiamo. Porca miseria. Con calma, con calma, con calma, con calma. Fammi vedere dove siamo. Siamo sotto. Ah, possiamo andare a sinistra due volte? No, perché sopra c'è il blocco. Quello è un blocco pesante, aspetta un attimo. Raga, se c'è il sollevatore grosso qua, siamo a cavallo. Porca miseria. Titan Smith. Non so cosa sia, non so cosa sia il Myth. Now you can lift the heaviest stone that were... Oh, fuck yes.
Ok, con questo possiamo sollevare la roba pesante. E me ne vado subito, che se ne frega. Volendo potevamo usare il rampino, va bene. Allora, da qua noi possiamo adesso andare sopra a sollevare quello che ci occupava. E con questo possiamo sollevare tutta la roba. Guarda lì. Possiamo sollevare tutta la roba che ci bloccava la strada prima. Cos'è qua? Cosa faccio qua? Che stanza è? Che stanza è? A caso. Così. Non sai cosa fare, non sai come perdere vita. Prego, vieni. Piano, 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 piano. Se cacchio di robe incontrollabili. Allora, mi fate smettere quel robo che mi sta dando fastidio. Allora, lì abbiamo controllato, lì abbiamo controllato. Ci rimane solo qua. Però spero che ci sia un modo per tornare su. Grazie. Ti voglio bene. Perché c'è una porta? Ah, perché siamo ancora lì. E lì andiamo sopra. Sto controllando che mi è già saltata 3 volte la registrazione. Stai buono, eh? Lì andiamo sopra. Qua abbiamo la chiave noi, però, in teoria, ok? Dove cacchio stiamo andando? Se mi danno la principessa a salvare qua. Ma che cacchio dici? Thank you very much, you saved my life, please take me outside. Cosa? Ma perché? No, vabbè, ma raga, ma son folli. Che si può accendere? Cosa sono sti calderoni? C'entra un cacchio, vero? Raga, son folli. C'è. Ok, qua ci ricolleghiamo all'inizio dove non potevo fare niente. Raga. Ma cosa ci fa la principessa qua? È assurdo perché comunque non ti cambia niente, per carità. Non è tanto un fattore di ok, adesso mi ha cambiato il gameplay. Però non è la solita roba. Cioè, non è. Vabbè, cosa fai? Ti aspetti che arrivi lì, bla bla bla, poi succede quello e poi succede qua. No. C'ho la principessa adesso io. Scusa un attimo, principessa, stai fermo un attimo. Noi dobbiamo andare sopra. Per andare sopra dobbiamo passare di là. Non so perché dovrei andare sopra e non direttamente là che c'è l'abbiamo la stanza del boss, eh. Non ne ho idea. Però si può fare. Piano. La principessa non subisce danni e niente, quindi neanche per dire. Per l'appunto che è una meccanica importante. Don't go this way. Perché ah, mi ha fatto andare comunque. Non andare da questa parte. Non c'è più la principessa. What the hell? Ma che cacchio è successo? Che è successo, raga? Perché non andare da questa parte? Questa è una trappola. Va bene. Perché non andare da questa parte? Cioè, perché se n'è andata lei? A parte che mi serve il. Ho bisogno del blu staccato. Ma adesso dov'è? Dov'è la tizia adesso? Please don't go this way. Che cacchio? Lanolf, sono io, Zelda. Don't be deceived by the magic of blind thief. Blind! Cioè, non essere scombussolato, non farti. Cioè, non farti cambiare l'idea dalla magia di blind il ladro. Fai attenzione. Che palle quel robo. Blind il ladro. Aspetta un attimo, come faccio ad andare di là? Devo aprire la porta? Ah no, che scemo che sono. Vabbè, in realtà queste cose mi ricaricano. Butta via.
nel senso, mi danno i cuori. Ok, no, lì sotto al blu c'è il pulsantino. Non farti. Va bene, non farti. Non so come si dice deceived. Comunque, non farti ingannare, tipo, una roba del genere. Da Blind il ladro. Maledetto Blind. Ce ne aveva già parlato, non mi ricordo chi. Ma quello si spacca. Aspetta, forse si spacca però con le bombe. Quindi a noi non ce ne frega un cacchio. Ma è possibile che questo. Noi nel Dark World siamo nel posto parallelo a dove c'era il magazzino di Blind? Vi ricordate che nel Light World c'era il magazzino? A parte che mi serviva sta roba. Cioè, no, perché c'erano delle bombe, però c'era uno scrigno. Oh, mi sta dando problemi la registrazione un attimo, non so per quale motivo. Comunque non c'è niente qua. Perché io là in mezzo non posso andarci. Cioè, magari tipo era da caderci dentro e arrivare direttamente dal boss. È possibile. Zelda mi ha detto non farti ingannare da Blind. Ed è strano come cosa. Io adesso non so se devo andare a recuperare la principessa. Sì, sti robi mi ammazzeranno tra un po'. Io non so se andare a recuperare la principessa. Di nuovo. Cioè, posso provarci, però. Non so se. Perché potrebbe essere anche lei blind. A questo punto. Addì, andiamo a recuperarla. E ci si muore anche nel mentre. Vabbè, ma quello non è un problema, eh. Ti preoccupare. Quante fate ci rimangono? Una, mi sa. Io ho bisogno di un'altra cosa. Fuck off. Fuck off. Dateti i cuori, brutti maledetti. Com'è che si apriva quella porta? No, c'è un pulsante. Io ho bisogno dei cuori. Ok. Mi pare che sia di qua, sì, è di qua direttamente. Quindi strano. A parte che non ci ha detto adesso fermati, non andare di là, eh. Ci ha detto fermati, non andare sopra. Va bene. Qua c'è il boss, raga. È lei blind. È lei blind. Lo sapevo. Dobbiamo uscire. Stai a vedere? Stai a vedere che io adesso la porto all'uscita e tipo si trasforma o fa qualcosa. Dove cacchio si passa? Che non mi ricordo più. Da sotto? Non lo so, raga, non mi convince proprio per niente. Io ti porto all'uscita, te non ti preoccupare. Anzi, se usciamo, anche meglio. Per carità. Perché no? Sì, ma io non posso morire fisso, dai, basta. Datemi dei cuori. Ma dov'è che era l'uscita? Qua. Non andare da questa parte. Ma che cacchio succede? Ma non è che devo menarla? Ovviamente con gentilezza. Oh, io raga sono alla stanza del boss. Però non succede niente. Ho la principessa. Sopra di noi c'era quell'altra stanza. Che però era vuota. Non c'era niente nell'altra stanza. O non ho controllato bene io. Io farei un altro giro là sopra, ma. Mi sembra strano. Lei non me la racconta giusta. Lei non me la racconta giusta, sicuro. Cioè, lei c'entra qualcosa. E per me lei è blind, anche se tipo mi fa strano. Perché mi sembra troppo strana come situazione. C'ha proprio la luce sopra. È un po' come per dire, ehi, qui.
Anche perché poi siamo sopra la stanza del boss, quindi io in un modo o nell'altro devo arrivare lì dentro e forse caderci sopra al boss. Però come faccio a entrare lì dentro? Cioè mi serve tipo un salto. Oh, magari tipo a lanciargliela di là. Oh! Ma io posso lanciare le bombe? Ma da quando? Ma dai! Porca miseria. Vabbè, ok, questo non era calcolato. Credo di aver finito le fate comunque. Ok. Adesso io devo entrare lì, però. A meno che. A meno che. Ma aspetta, ma anche di qua posso rompere queste robe? Perché no? Aiù. No? Niente? Va bene. Non posso saltare di là, però l'ho rotto. E adesso sotto forse si è creato qualcosa. Forse sotto filtra la luce? Possibile? Ma cos'è? Tipo che filtra la luce e si trasforma in mostro quel robo? La principessa magari? Se adesso mi dice che si trasforma. Guarda, guarda che c'è la luce. È troppo soleggiato, troppa luce. Lo sapevo. Maledetti. Che schifo è. Era lei il problema, lo sapevo. Ma che cacchio spara? Raggi laser, ma cos'è? Aia, fuck. Che schifo sei. Ah, bene, ok. Si è creato una testa, mo'. Con calma, con calma. Con calma. Posso provare a dargli fuoco? Aspetta, 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 aspetta. Beh, possiamo provare anche con le frecce in realtà, eh. No, non lo sento il fuoco. Perché sbaglio tasto? Basta! Il ghiaccio? No, non fa niente il braccio. Sto subendo un sacco di danni. Buoni. Ok. Ma sta perdendo le teste, raga. Ma quante teste c'ha? Dai, però non è possibile. Ma raga, ma che cacchio è? Ma io lo sapevo che c'era comunque qualcosa. Maledetta. Ovviamente da capo. E vattene via, wagyu. E che cacchio. Bello. Bello, mi è piaciuto. In realtà mi è piaciuto il modo. Battaglia boss, vabbè, sì, classica. È abbastanza difficilina. Più che altro per il fatto che ci sono le teste che ti svolazzano in giro e sparano. Però va bene, ha solo due. No, mi era piaciuto il. Ma io sapevo che c'entrava la principessa con qualcosa. L'avrei fatto forse in modo diverso. Tipo, vi ricordate? Cioè, se volevano fare questa roba della principessa che si salvava prima, potevano farla. Tipo Twilight Princess. Se avete presente, Twilight Princess in cui. Prendi la sfera nel dungeon dello. Nel mondo del crepuscolo. Sì, c'era il dungeon del crepuscolo. Dove te prendevi la sfera e ti inseguiva la mano. Ecco, una roba del genere potevamo fare. Tipo, te salvi la principessa. Però devi portarla fuori senza fartela rapire. Magari devi fare altre cose, vabbè, ma. Altre robe che potevano fare in Twilight Princess perché erano dei fighi, vabbè. Lanuf, grazie a te. Posso scappare dalle prese del male. Ok, grazie mille. As the wise man sealed the way to the dark world, the knights of Hyrule defended them. From the attacks of. Ok. Dato che i saggi hanno sigillato il passaggio per il dark world, i cavalieri di Hyrule li hanno difesi dagli attacchi dei mostri. Ai saggi, hanno difesi i saggi dagli attacchi dei mostri. I heard that the knights of Hyrule were nearly wiped out in that battle. E ho saputo che i cavalieri di Hyrule sono stati praticamente tutti quanti sconfitti in quella battaglia. Tu sei comunque l'ultimo a portare quel tipo di sangue, il sangue reale, comunque dai, vabbè, il sangue dei cavalieri di quella linea sei l'ultimo rimasto.
Ironico that the last one in the line has the potential to become the hero. È ironico che l'ultimo della linea, cioè l'ultimo della stirpe, ha il potenziale per diventare l'eroe della leggenda. Va bene. Non ho capito allora in che senso sono l'ultimo. Cioè l'ultimo rimasto, forse. Surely you can destroy Ganon. Sicuramente puoi distruggere Ganon. Sì, va bene, ok. May the way of the hero, che ti porti alla vittoria. L'ultimo rimasto in vita, vabbè, ma è più naturale che sia io a diventare l'eroe leggendario, no? Se sono rimasto, non ha più senso. Sono l'unico rimasto. Scusa, eh. Vabbè, comunque, raga, abbiamo esatto quello. Cioè, in realtà posso lanciare le bombe. Questa è un'altra cosa che mi ha lasciato un po' così. Lanciare le bombe, raga. Va bene. Questo l'avevamo già esplorato. Il villaggio, sì. Una cosa che voglio fare adesso, che abbiamo il guanto, il guanto, quello di Thanos, possiamo sollevare queste rocce? Oh, yes. E questa, ragazzi, era la roccia che vi bloccava il passaggio. Quindi voi qua non potevate venirci. Ok? Era questa che dicevo l'altra volta. Questa roccia vi bloccava il passaggio per arrivare di qua. Quindi dovevate arrivare direttamente dal Light World nel bosco, dove c'era tramite quel teletrasporto. Ora, già che sono qua, vi faccio vedere due cose veloci. Questa non la andrò a fare perché non mi serve. Praticamente voi pagate il tizio 20 rupie, 5 colpi per 20 rupie. Non c'ho voglia di giocare. E semplicissimo, dovete semplicemente sparare ai polipi che girano là dietro. Avete 5 frecce, quindi 5 colpi. Ogni polpo vi dà 4. Però, tipo, se colpite il primo vi dà 4. Se colpite il secondo vi dà 8. Il terzo 16. Il quarto 32. E il quinto 64. Quindi pagate 20 per avere più rupie. Se ovviamente siete bravi e li colpite tutti. Altrimenti perdete rupie. Quindi non. Cioè, oddio. Dipende quante ne colpite. Anche perché in teoria ne bastano 3. 4, 8, 16. Sì. Ne bastano che ne colpite 3. Invece questo tizio, che mi fa strano, Welcome to the field, the object to dig as many holes. Ok, ti dice devi scavare più buchi possibili in 30 secondi. Ti do la pala, va bene, per 80 rupie. Per 80 rupie vi dà da scavare più buchi possibili. Io non so se questo coso vi dà un qualcosa in particolare, tipo magari un frammento, qual'altro non ve lo dà. Io non sono riuscito a scavare troppo. Vorrei provarci. Perché se per l'appunto vi dà un qualcosa di tipo portacuore, o semplicemente anche questo vi dà delle rupie, perché più che altro mi sembra sempre di perderci. Adesso sarò scarso io sicuro, però. Sì, possiamo romperli? No. Non lo so. Non so se. Ci ho perso delle rupie? 5,99? No, ne ho guadagnate. Quindi boh, non saprei. Comunque questi erano i due tizi che volevo farvi vedere che avevano il minigioco. Ora, adesso che abbiamo il coso per sollevare, io sono un deficiente, vabbè, fa lo stesso, non vi preoccupate. Adesso che abbiamo il robo per sollevare, possiamo fare un'altra roba. Posso tornare, vi faccio vedere dove ero andato. Oh, maledetto. Che fai, mi aspetti? Possiamo tornare dove ero andato io l'altra volta, là sopra nel monte, e vi faccio vedere quello che avevo saltato. Adesso quello possiamo lasciarlo lì, ma sì, non è un problema. Ci torneremo. Va bene. Punto 2. A parte punto 2 c'è la tizia. Ok. Aspetta che mi compro delle pozioni già che ci sono. 120, cacchio. La caccia su. Cioè, non so se sono meglio queste o le fate. Vabbè, ne prendo due. Forse potevo prenderne una blu. Vabbè, fa lo stesso. Questo cos'è? Gli ho rubato la droga, mi sa. Magic powder. Vabbè. Abbiamo la polvere magica. Sì, penso sia un pacchetto di droga. Qua? Aspetta, 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 fatina. Qua era nascosto da quel pezzo. Fatina?
Molto bravo. Non è che c'è un buco con un portacuore, magari. No, non credo. Welcome to the magic shop. The waterfall of wishing is just ahead. Oh, a parte che non c'ho più soldi. Waterfall of wishing. Raga? Ma erano qua, erano? Ma io non so neanche dove sono. Aspetta, aspetta, aspetta. Just ahead. Siete qua dietro? No, ma io non posso tipo scalare le cascate. Non si può fare? Mannaggia. Allora, Waterfall of Wishing. Qua? Mannaggia. Forse qua dentro? Mi sa che ci siamo già stati comunque noi qua. In tutto sto pesto. Sto pesto. È là dietro. È là dietro. No, aspetta. Sì, qua c'è il buco. Io qua ci sono già stato. E non c'era niente. Cioè, qua c'è il buco e c'è la tizia che ti cura e basta. Non ne faccio niente me di questa. Io qua si ritorna indietro. Sì, no, qua io c'ero già stato. Non so se c'ero già stata in registrazione normale o l'altra volta che ho perso tutto dopo. Ma qua io c'ero già stato. E poi sono caduto nel cimitero e c'era la roba. Va bene? No, non me ne frega niente a me di sta roba. Dov'è il Waterfall of Wishing? Dobbiamo trovare sto Waterfall of Wishing. Comunque, quello che voglio fare è andare in un punto preciso. Ah, a parte, aspetta. Adesso che possiamo sollevare questi sassi. No? Niente? Cioè, era l'unica cosa che era nascosta da dei sassi pesanti. No? Bene. Lì sono le cose. Cos'è che sto. Che cacchio dovevo dire? Adesso che possiamo sollevare i sassi pesanti, possiamo andare là sopra comunque. Solo che per andare là sopra dobbiamo fare un giro assurdo. Il solito giro lungo. Io voglio la Waterfall Wishing. Cioè, ho poche rupie, ma voglio la Waterfall Wishing.